comincerei. Possiamo... Sì, quella lì è una pausa di lavoro. Lo tengo, non lo tolgo. Buonasera, ringraziamo tutte le persone intervenute alla presentazione del nuovo romanzo di Daniela Fratti, La guaritrice e la paura. Ci eravamo lasciati pochi mesi fa con il primo romanzo, La guaritrice e il doganiere, della stessa autrice, che è stato un successo a livello di pubblico e di critica, a livello locale. Ringrazio appunto tutti gli intervenuti e due parole sull'autrice per chi non la conoscesse. Prima però di parlare dell'autrice, desidero ringraziare per averci concesso l'immagine in copertina, dell'artista Mimì Quilici Buzzacchi, Castello al Neon, un quadro, un dipinto del 1980. E volevo ringraziare il dottor Vieri Quilici e la signora Marina Alfieri per averci appunto concesso l'uso di questa immagine. E desidero anche ringraziare il collezionista ferrarese Alberto Cavallaroni per avermi appunto permesso di trarre questa immagine da un catalogo dell'artista Mimì Quilici Buzzacchi. Daniela Fratti, laureata in medicina e chirurgia, ha un master in psicopatologia e scienze forensi. Ha esordito come scrittrice fantasy e poi si è dedicata alla narrativa. Il suo romanzo d'esordio è Gli dèi cambiano. Poi si è dedicata quasi totalmente alla ricerca storica ferrarese, incentrando particolarmente la propria area di ricerca sulla figura della donna povera fra 6 e 800. Ricordiamo tra le sue pubblicazioni una pietra miliare che è appunto il volume San Cristoforo dei Bastardini, diario del soccorso a donne e bambini nella città di Ferrara fra il XVII e il XIX secolo. Fra i saggi brevi, sempre di argomento storico e sempre dedicati a figure femminili comparsi in raccolte riviste, desidero ricordare un paio di contributi che ho pubblicato io come editore. Io sono Fausto Bassini, il marchio editoriale Faust Edizioni di Ferrara. La comare di San Cristoforo e l'erboristeria e Spezie non solo, Arsenico e Vecchi Soletti, entrambi scritti a quattro mani con Isabella Bagnaresi, e sono stati pubblicati nel volume collettivo curato dall'Associazione di Umanitate Sante Anne, Spezieria Ferrarese, L'Arte degli Speziali e Giardini dei Semplici. Sempre sempre nel catalogo della mia casa editrice sono comparsi altri contributi, altri testi di Daniela. Vorrei ricordare il saggio Per le vie di Ferrara, edicole devozionali mariane, simboli religiosi, con la prefazione di Diane Yvonne Ghirardo, e La guaritrice, come dicevo prima, il romanzo La guaritrice e il doganiere, romanzo storico nella Ferrara rinascimentale, con la prefazione di Francesco Scaffuri. Questi tre libri li potete trovare disponibili nel banchetto qui alla mia sinistra, vicino all'ingresso, e sono tutti e tre disponibili, due dei quali anche con un piccolo speciale sconto per la serata odierna. Tra le pubblicazioni più recenti di Daniela Fratti si segnalano: essendosi scoperto in Milano il diabolico tradimento sulla peste milanese, appunto, La strolga di Ferrara e la medicina del segno, e Zucca Baruca,
Voci e ricette della cucina ebraica ferrarese, tre pubblicazioni di grande successo dell'autrice. Daniela Fratti è membro di importanti e prestigiosi sodalizi locali. Ricordiamo che è membro dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, di Ferrari ed Ecus e del Soroptimis International Club di Ferrara. Due parole per identificare storicamente i romanzi. Questa storia, cioè la storia che troverete narrata nella Guaritrice e la paura, si svolge appunto in un periodo compreso tra il 1592 e il 1598 e, come dicevamo, il sequel, il seguito del romanzo pubblicato pochi mesi fa, nel 2022, La Guaritrice, che era invece ambientato circa 20 anni prima, tra il 1565 e il 1571. Questo incontro sarà moderato da due valenti moderatrici che ho l'onore e il privilegio di presentare. Troviamo la... la Floriana, se vuoi starti gentilmente, se vuoi starti un attimo. Floriana Guidetti, presento una delle nostre moderatrici, Floriana Guidetti, che è scrittrice ed esperta di dialetto ferrarese. Floriana ha scritto Pietre miliari, proprio per chi non la conoscesse. Dirò tutto, sarò preciso, come mi è stato chiesto. Ha scritto Pietre miliari, appunto della nostra pubblicistica locale. Ricordiamo, ne ho scelte quattro. Saggio di grammatica comparata del dialetto ferrarese del 2005 con Romano Baiolini. Nuovo vocabolario storico etimologico del dialetto ferrarese del 2008, sempre con Romano Baiolini. Il nuovo vocabolario italiano ferrarese del 2017. Infine, con Maurizio Musacchi del 2021, Voci del gergo ferrarese. Poi troviamo qui alla mia sinistra Dalia Bighinati. Ho veramente l'onore e il piacere di presentare Dalia Bighinati, giornalista e autrice televisiva. Ha insegnato letteratura italiana e latina nei licei e successivamente ha guidato per oltre 20 anni la redazione di Telestense, di cui dirige il TV giornale. E suo il blog Incontri e scontri all'epoca della pandemia. Pubblica articoli su riviste nazionali e locali. Oggi cura il sito farediritti.it. Per chi non lo conoscesse, invito appunto a cliccare farediritti.it. Sicuramente lo conoscerete tutti, però sempre meglio dire. È anche scrittrice, Dalia Bighinati è giornalista e anche scrittrice. Di recente ha pubblicato una favola dal titolo Il pozzo incantato e la giraffa Selene. È in uscita un volume di ritratti di donne speciali che Dalia Bighinati ha conosciuto e intervistato negli ultimi 20 anni per varie testate. A lei la parola, Dalia. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Grazie all'editore Bassini per questa presentazione di tre figure femminili di cui noi questa sera vogliamo mettere in rilievo la nostra scrittrice Daniela Fratti, che è amica di Floriana e amica mia, e questo è il dato che vorrei sottolineare, perché un'amicizia fra donne
è una cosa molto preziosa, perché si nutre in questo caso, oltre che di affinità elettive, di cultura, di letture, si nutre anche di confronti frequenti sul senso della vita. Allora, del romanzo ha già detto l'editore Bassini che si tratta di un sequel e non sarà nemmeno l'ultimo, faccio questa anticipazione, all'interno diciamo di questa vicenda amorosa che lega i due protagonisti, la guaritrice e il doganiere, che sono diventati marito e moglie nel primo romanzo, e che in questo romanzo, la guaritrice e la paura, troviamo, come ha detto Bassini, 20 anni dopo l'incontro e il matrimonio, con figli grandi e anche con nipoti. E questi 20 anni sono anche 20 anni che, come dire, dividono l'arco in cui si svolge la vicenda del primo romanzo, e sono gli anni tra il 1565-64 e il 1571, e gli anni invece che, in cui è ambientato questo secondo romanzo, che sono quelli che si concludono nel 1598, quindi 1592-1598, sono sempre 6-7 anni che Daniela Fratti prende in considerazione dal punto di vista storico, perché i suoi sono romanzi storici. Leggendo questo romanzo io mi sono convinta una volta di più che la letteratura è, come dire, miracolosa per certi versi, perché anche quando è di pura fantasia, oppure come in questo caso mescola la vicenda fantastica inventata, la storia d'amore, con la storia conosciuta profondamente, perché questi romanzi sono intrisi di conoscenze storiche, sociologiche, antropologiche, molto articolate, molto dettagliate, usi e costumi della Ferrara del fine Cinquecento. Dicevo, la letteratura, anche quando ha, come dire, questo sfondo, riesce sempre a farti riflettere sul presente, sulla vita, sulle persone che conosci, sulle vicende, questo in modo particolare. Ma prima di entrare un pochino più a fondo in questo secondo romanzo, la cui lettura mi ha davvero appassionato e di cui vorrei che attraverso le mie domande, le mie osservazioni, Daniela poi proponesse anche a voi alcune chiavi di lettura, io vorrei dare la parola a Floriana Guidetti, di cui abbiamo già sentito qual è, come dire, la passione e la professione, perché in lei gli studi di glottolinguistica e di dialettologia stanno proprio a metà tra passione e professione e cultura scientifica, cultrice proprio dei dialetti. Floriana, che è amica di Daniela e con la quale io mi immagino, perché poi vedevo su Facebook, quando ancora andavo, frequentavo Facebook, vedevo gli scambi, voglio dire, no? Di domande e risposta. Ecco, io do la parola a Floriana, la quale interloquirà con Daniela, perché questo romanzo, ambientato, dicevamo, in questa fine Cinquecento, che ha al centro una vicenda traumatica, o meglio che è al centro, che è tutto intessuto attorno a una vicenda traumatica, che è la fine della dinastia Estensa Ferrara, del ducato Estensa Ferrara, e così come il primo invece era tutto imperniato sul devastante terremoto che distrusse la città e dintorni del 1570. Ma ci sono figure che appartengono ai ceti alti e figure che appartengono al popolo, perché chi conosce le opere di Daniela, e già Bassini anche l'ha anticipato, sa benissimo che Daniela è interessata alla vita popolare, quella che è più difficile da trovare nei testi della storiografia alta, colta. Ecco, e Daniela usa anche un linguaggio realistico, cioè un linguaggio popolare. Sentiamo come Floriana interloquirà su questo tema con Daniela. Floriana.
Grazie intanto, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro piacevolissimo per me, perché ho potuto ritrovare, rivedere amiche che non vedevo da tantissimo tempo e mi ha fatto un piacere enorme. Quindi grazie anche a Daniela che ha creato questa occasione. Come vi diceva Dalia Bighinati, io e Daniela siamo amiche da tanto tempo, amiche e collaboratrici. Nel senso che ci scambiamo molto spesso informazioni, dettagli particolari che possono essere utili a volte a me, a volte a lei. In questi due suoi lavori, uno a seguito dell'altro, ancora una volta lei ha voluto raccontare vicende legate alla storia popolare. È facile trovare documenti che raccontino cosa succedeva al duca, le sue guerre, le sue vicende familiari, eccetera. Ce ne sono di documenti a volontà, ma di documenti che riguardano il popolo non c'è molto, e soprattutto bisogna proprio andarli a cercare, essere molto motivati. Daniela lo è, e ci siamo aiutate. Lei soprattutto ha aiutato me non tanto tempo fa, proprio a livello linguistico, perché se è vero che interessano le vicende di questi elementi del popolo, è anche vero che può interessare il modo con cui questi si esprimevano logicamente, e quello era sicuramente quello che noi adesso chiamiamo il dialetto. Allora era la lingua popolare, era l'unica che conoscevano. E quindi i nostri interscambi sono sempre molto proficui. Ma quello che piace a me molto di quello che scrive Daniela è che prende in considerazione personaggi a cui, per motivi vari, siamo molto affezionati, in modo particolare la guaritrice, cioè l'esperta di erbe, di procedimenti, di meccanismi particolari per alleviare le difficoltà di salute, eccetera, eccetera. È stata, faccio una domanda, Daniela, proprio a proposito della guaritrice, è stata una domanda che ti sei posta dopo aver parlato dell'astrologa e quindi di quelle figure che hanno accompagnato anche noi, perché la mia bisnonna era l'astrologa di Monestirolo, il paese dove sta adesso la Daniela, quindi siamo riuscite, o in via diretta o perché ce l'hanno raccontato entro brevi termini, diciamo, ad avere coscienza di questi personaggi, quando ancora il medico non era così presente, insomma, almeno a livello popolare. E quindi, voglio dire, è stato un desiderio di indagare anche nell'antico quelle che potevano essere le premesse che hanno portato poi alla presenza delle strolghe. Sì, guarda, parlo attraverso questo. Grazie per la domanda. Buonasera a tutti. Sì, il personaggio della strolga che io ho indagato per la strolga di Ferrara e la medicina del segno, strolga di Ferrara, perché si tratta di figure, i guaritori sono ubiquitari in tutto il territorio italiano, però a seconda del territorio in cui risiedono applicano cure di tipo diverso. E quindi la strolga di Ferrara ho scritto io perché ho avuto modo di intervistare 7 strolghe ferraresi tuttora viventi, una nel frattempo se n'è andata perché sono tutte molto anziane, ma comunque ancora in attività. Attraverso il contatto con queste donne, dalla interiorità così particolare, quasi sacerdotale, mi è venuta, li ho trovati personaggi da romanzo proprio, da romanzo popolare, perché inconsuete nel panorama della donna moderna, conservano un aspetto talmente antico, ancestrale dentro di loro, che secondo me meritava di essere indagato profondamente anche attraverso
l'escamotage del romanzo, che ha delle caratteristiche sue peculiari che consentono di fare emergere i tratti più nascosti nella personalità degli individui. A me piaceva il carisma di queste donne, questo loro prendersi cura degli altri, questo bisogno amoroso di dare agli altri le loro capacità e le loro conoscenze. E credo di essere riuscita attraverso la figura di Antonia a dar corpo a questo loro aspetto. È stata una figura, quella di Antonia, insieme a quella di Alfonso, storica ferrarese, nel senso che entrambi, con il nome di battesimo solamente, Antonia, Madonna Antonia dell'Alfonso, che fa il doganiere alla porta di San Giorgio, che è di Trento, questo è l'inizio di una denuncia nei confronti di lei, siamo agli inizi del Seicento, una denuncia fatta al vescovo, all'epoca era Giovanni Fontana, di una donna che unta le creature con l'olio di San Giovanni, unge le creature con l'olio di San Giovanni. Da questa notula trovata in curia è partita la ricerca di caratterizzare una donna del Seicento che effettuasse cure di questo genere, ed è nato il primo romanzo, La guaritrice e il doganiere. Lei è la moglie, lui è il marito, perché storicamente entrambi risultano essere esistiti. Il primo romanzo è stato un romanzo essenzialmente d'amore, cioè è la storia di due che si incontrano, che decidono di vivere la loro vita insieme e che lo fanno attraverso un amore molto intenso, ricco anche di sensualità, che è l'amore come io l'ho visto nella gente povera, nei popolani nella mia infanzia. Forse perché all'epoca forse aveva importanza anche la natura, cioè la coltivazione della canapa, aveva sicuramente un rilievo molto importante signore a prova, nello scatenare certi istinti che si percepivano molto bene, soprattutto per una bambina molto sensibile come ero io, osservatrice fin da piccola della natura e dei rapporti interumani. Da lì è venuto poi la necessità, subito dopo, ma nell'immediatezza, non era ancora stato stampato, ho dovuto tirar dritto, continuare, non era ancora stato stampato il primo. Ho iniziato il secondo e gli ho dato il titolo La paura, perché la strolga di Ferrara, cioè le guaritrici ferraresi, hanno nel loro bagaglio culturale soprattutto la cura della paura. La paura è un fenomeno complesso, non è solamente la paura, l'aver preso paura di un cane, del temporale, di un fulmine, di un attacco per la strada, di un qualche cosa del genere, ma è un complesso profondo di disagio per il quale la strolga opera anche un'attività diagnostica, cioè vediamo se c'è stata la paura, se dietro a questo malessere si nasconde la paura, e viene posto in essere un rituale che è descritto nel primo romanzo. Questo disagio non è un solo disagio, è un insieme di disagi che percorre al galoppo Ferrara durante gli anni che seguono il primo romanzo. Siamo a un ventennio dopo, come ha detto Dalia, e sono gli anni della devoluzione estense, gli anni in cui la paura principale di Ferrara è di perdere un governo laico e di finire sotto il tallone della Chiesa, in piena controriforma, con un vescovo che è una figura, a mio avviso, sotto il profilo storico, una figura straordinaria, che fu Giovanni Fontana, che fu vescovo di Ferrara per più di 20 anni, dal 1590 al 1611, e che lasciò il suo segno profondo nei ferraresi. Lo lasciò, sicuramente era guidato da un animo che aspirava anche alla santità, quindi era un uomo estremamente complesso. Si parte da questa figura incombente
e si dà corpo a tutte le paure in questo secondo romanzo di tutti i vari personaggi che popolano la scena del romanzo stesso. Quindi tutti i protagonisti, adulti e meno adulti, sono colpiti dal fenomeno della paura, del disagio, e questo disagio prende anche degli aspetti molto peculiari, come ad esempio il disagio di Lucrezia d'Este, che è stato un personaggio che mi ha profondamente coinvolta. Grazie Daniela. E a me preme fare una domanda molto specifica che riguarda il dialetto. È chiaro che il popolo una volta ci esprimeva più o meno come in quegli anni, il dialetto era più o meno come lo era una cinquantina d'anni fa, adesso per motivi vari insomma è decisamente cambiato, tant'è che viene da dire che negli ultimi 50 anni il dialetto è cambiato di più che nei precedenti 500. Ma detto questo, è ovvio che Daniela doveva scrivere in modo fruibile da tutti e quindi ha usato l'italiano, però non mancano assolutamente i modi di dire tipici. La mia donna è compagnia bella, vero? È molto altro, logicamente. Quello che io volevo chiedere, che era una mia curiosità, ma da medico io le chiedo se è disposta ad ammettere che il nostro dialetto ferrarese è contagioso. Secondo, allora, come Alfonso, che è originario del Trentino, può rapportarsi con i popolani con i quali ha quotidianamente a che fare se non si immedesima nel loro modo di parlare? È vero che si è lasciato influenzare dal nostro dialetto? Sì, profondamente, perché adesso questi personaggi hanno per chi scrive, penso che sia un fenomeno che riguarda un pochino tutti coloro che scrivono, i personaggi agiscono per conto loro, fanno quello che ritengono che sia giusto fare, e tante volte mi hanno stupita, nel senso che la soluzione al problema che mi trovavo davanti, al problema di narrazione, me la offrivano essi stessi con un'improvvisa uscita, quasi sempre in dialetto ferrarese. Come Alfonso impari il ferrarese, questo è detto nel primo romanzo. Lui è un trentino, un soldato di ventura, abituato a misurarsi con le lingue europee dell'epoca, perché condivide la vita di ogni giorno con soldati. Lui dice prevalevano i francesi e gli spagnoli, ma ha a che fare ad esempio anche con uno scozzese, con altri, con figure di uomini provenienti un pochino da tutta Europa, perché il soldato di ventura all'epoca in cui è descritto il primo romanzo, siamo nel 1563, inizia la storia nel 63, è di solito una persona che ha a che fare con la giustizia, che si nasconde dalla giustizia, va a fare il mercenario, il soldato di ventura. Non è la storia di Alfonso, che rappresenta un'altra parte dei soldati di ventura, e cioè coloro che finivano a fare i mercenari per campare, per sopravvivere alla fame. Lui è un bambino rimasto solo al mondo che finisce per una serie di eventi a essere istradato ad accompagnarsi ad un gruppo di soldati di ventura, anche per proteggere se stesso e da aggressioni, perché è un mondo estremamente difficile e violento. In questo mondo lui incontra gente che parla lingue di tutto il mondo e quindi si deve adattare ad impararle. Poi si trasferisce per qualche tempo, lavora anche a Napoli, e quindi a Napoli impara il dialetto napoletano, impara ad osservare il mondo attraverso gli occhi dei napoletani, impara un linguaggio gestuale, cioè si adatta al mondo con grandi capacità di adattamento, dimostrando un'intelligenza notevole. È un uomo intelligente e sensibile. Quando arriva a Ferrara, intanto ha bisogno di imparare rapidamente il dialetto ferrarese, perché si innamora perdutamente di Antonia, che è l'astrologa che gli cura i piedi, perché ha i piedi distrutti dal lungo viaggiare a piedi per su e giù per l'Italia.
Lei gli cura le ferite con un rituale talmente bello e coinvolgente che lo affascina in maniera irreparabile, per tutta la vita ne rimane affascinato e quindi ha la necessità di imparare rapidamente il ferrarese. Lo impara bene, continua a parlarlo con un forte accento tedesco, perché lui è un trentino, viene dalle montagne del Trentino, sempre con una voce estremamente dura e gutturale, aggiungendoci di suo tantissimi modi di dire che gli vengono spontanei e che provocano le risate di lei. Lei si diverte attraverso di lui, che è uno degli aspetti più veri dell'amore, perché l'uomo che riesce a divertire la sua donna è un uomo sempre molto amato. Le donne amano ridere, amano avere un marito simpatico, ecco, e questo è uno degli aspetti più veri, secondo me. L'uomo noioso la donna di solito non interessa, ma se invece è un uomo simpatico e che sa fare a divertirla, ottiene molto di più. E lui la diverte attraverso i suoi modi di dire ferraresi, estremamente, si inventa proprio dei modi di dire, lei glielo fa notare più di una volta, e però questi modi di dire alla fine diventano un rapporto di dialogo che poi continua per tutta la vita. Poi imparerà anche a parlare benissimo il dialetto ferrarese, tant'è che in dialetto parlerà con l'avvocato, che nel secondo volume ha bisogno di contattare un avvocato per problemi che riguardano la moglie, parlerà con l'avvocato, parla dialetto anche lui. Lo speziale a cui si rivolge per essere aiutato parla in dialetto anche lui, parlano tutti in dialetto, probabilmente anche Alfonso II parlava in dialetto. Era oltre a parlare in francese, perché alla corte si parlava, ufficialmente si parlava francese, però nella vita di ogni giorno era il dialetto, il linguaggio, l'italiano dell'epoca, ecco, chiamiamolo così, pur esistendo naturalmente l'italiano del Tasso, l'italiano dell'Ariosto, cioè la lingua volgare ormai non era più volgare, era italiano francamente, però il dialetto, le forme dialettali erano il dialogare di ogni giorno. E io questo dialogare di ogni giorno l'ho trascritto non solamente con qualche frase dialettale qua e là, di cui poi si dà il significato nella frase successiva, ma soprattutto nella costruzione sintattica. E l'italiano che io ho usato non è un italiano colto, non è un italiano fatto di congiuntivi e condizionali strettamente rapportati fra di loro come vuole la grammatica italiana, ma di modi di dire colloquiali ferraresi, non di modi di dire, ci sono anche i modi di dire, ma di come avviene la costruzione del pensiero in ferrarese. Ho dovuto fare uno sforzo per tirarla fuori, ma mi è sembrato il modo migliore per dare vitalità a questi personaggi che effettivamente attraverso questo modo di parlare hanno raggiunto una vitalità che attraverso l'italiano colto di ogni giorno non avrebbero avuto, a mio modo di vedere, e credo anche a modo di vedere di molti lettori, perché me lo hanno detto, che questa vivacità del linguaggio è quello che li ha più colpiti al di là delle vicende. Comunque in questo secondo volume le vicende che percorrono la quotidianità dei ferraresi sono vicende veramente da paura, veramente da paura. Grazie ancora Daniela. Io cedo la parola a Dalia Bighinati e poi all'editore Fausto Bassini, e colgo l'occasione per ringraziarvi di nuovo e per salutarvi, perché io purtroppo devo prendere il treno e tra un po' vi dovrò salutare davvero e dovrò uscire. Grazie ancora e passo la parola a Dalia Bighinati. Bene. Allora, abbiamo sentito già molte cose di questo romanzo.
Restiamo ancora sulla lingua, perché abbiamo capito che nella Ferrara del Cinquecento, in questa capitale europea, questa città bellissima, la prima ad avere questa pianta urbanistica di città moderna, ebbene, questa capitale dell'Europa, per cultura, per splendore, per le delizie estensi, sta per passare ad altro potere. E però ha una ricchezza linguistica straordinaria. Adesso, mentre parlavano Floriana e Daniela, mi sono segnata. Allora, i dialetti, ne abbiamo già sentiti, quello ferrarese e quello di Alfonso, che aveva anche conoscenza del dialetto napoletano, campano. E poi c'erano le lingue che lui parlava e che parlavano tutti i soldati di Ventura, quelli che noi oggi chiamiamo i mercenari, e che allora erano abbondantemente presenti negli eserciti al soldo di qualche comandante, capitano di Ventura, nelle guerre fra le signorie, oltre che fra gli stati nazionali, che sono tante le guerre fra gli stati nazionali, soprattutto Francia e Spagna, che hanno come terreno di battaglia l'Italia. E poi c'era il francese di corte, e poi c'erano l'italiano nelle forme letterarie dei cortigiani e dei letterati. Ferrara è una corte che ha ospitato tanti notevoli, non soltanto Ariosto e Tasso, ma anche tanti altri letterati, e che aveva l'università. E poi c'era il latino della Chiesa, non dimentichiamo. E in questa famiglia, diciamo così, che nasce dal popolo, formata da Antonia e da Alfonso, c'è una figlia che ha una intelligenza linguistica particolare, per cui lei imparerà il latino. Quindi c'è anche, come dire, una sorta di avanzamento socioculturale in questa famiglia. Ma io voglio mettere in chiaro alcune cose. Allora, chi sono Antonia, detta Tonia, e Alfonso? Sono i protagonisti di una bellissima storia delicata d'amore e di passione, a proposito di Canapa, ben descritta da Daniela Fratti anche nei momenti più, diciamo così, dell'eros. E però sono veramente le creature di un mondo perfetto. Loro sono perfetti. Antonia è bellissima, questi occhi verdi, l'occhio ma noi, è una donna di Comacchio, è trapiantata a Ferrara dopo il matrimonio. E poi è bellissimo, altissimo questo Alfonso, per cui noi leggiamo anche, immaginandoci, imbevuti come siamo di immagini, questa storia d'amore fra due creature perfette. Ma non sono soltanto perfette dal punto di vista fisionomico, sono anche eccezionali, anche se Daniela mi dice di no. E cioè io vedo Antonia come la donna, come dire, che alla bellezza esteriore unisce questa straordinaria dote interiore di bontà d'animo, di mitezza, di... Forse sono le doti che ne fanno una guaritrice, insieme ai saperi, tanti saperi che nutrono questi suoi medicamenti, che lei con grande generosità offre a chi si rivolge a lei per aiuto. Ma lei ha anche un'altra capacità che è tipica della donna angelicata, e cioè quella di tirar fuori da questo suo uomo, ragazzo, il meglio di cui forse nemmeno lui inizialmente si rende conto. E questo è uno dei fil rouge della storia, e da questa storia d'amore nasceranno delle, io non voglio fare spoiler perché il libro deve essere letto da voi, nasceranno, come dire, degli sviluppi che sono altrettanto positivi. C'è proprio un fil rouge di bontà, di un senso della vita, come dire, che si intona alla mitezza, all'onestà, al senso dell'onore, alla generosità verso gli altri. Ma in questo ultimo romanzo c'è la paura. Ecco, la paura, ed è qui, ed è su questo che vorrei adesso che intervenisse Daniela. La paura è legata in questa fine secolo, densa di eventi inattesi, la riforma, la controriforma,
la confessione tridentina con queste nuove norme a cui lo Stato della Chiesa e i Papi vogliono improntare non solo la vita religiosa ma la vita quotidiana delle persone, irrigidendo moltissimo la libertà anche del popolo, non soltanto del tasso dei signori delle corti. Ma Ferrara vive un momento particolare, guardate, che noi possiamo capire nel presente, perché è il tempo gravido di una trasformazione di cui sai quello che lasci, ma non sai quello che avrai. E se anche l'ultimo duca, Alfonso II, non è certamente uno che si fa amare perché come molti altri diciamo della casata, ma lui in modo particolare ha imposto una fiscalità opprimente al suo popolo, tasse pesanti eccetera, e però la paura, come dire, del nuovo, della trasformazione creata da un vuoto di potere ha un effetto particolare, e cioè un vuoto di potere significa che le regole non si sa più quali siano e chi le sia autorizzato a farle rispettare. E in questo vuoto di potere, in questa sorta di paura che aleggia, si scatenano le passioni più, vorrei dire, anche gli istinti più bestiali delle persone. A livello di ceto alto ci sono i tradimenti, ci sono le ingiustizie fatte senza nessun timore, diciamo, di essere poi colpiti, condannati. A livello popolare c'è proprio la bestialità che si manifesta. E contro chi si manifesta in modo particolare? In modo particolare contro i deboli. E qual è la categoria più debole di ogni società? E soprattutto di queste società, come dire, del passato? Sono le donne. Quindi, accanto a questo fil rouge della bontà personata da Antonio e dalla sua famiglia, c'è in questo secondo romanzo la paura, ed è la paura della malvagità, del male, un male vero che si scatena contro tante donne. La prima sarà proprio Antonia. Allora, Daniela, questo senso del male che tu hai voluto indagare è legato al nostro tempo, il male contro le donne, la malvagità che si scatena contro le donne, qualche volta in modo, non dico gratuito, ecco. Ma sì, dunque questo aspetto è emerso lentamente perché io non sapevo che avrei descritto, avrei finito con scusate. E mi hanno presa profondamente queste donne, devo dire, da Antonia fino a Lucrezia, fino ad Oralice, che sarà stuprata. E questi eventi tragici ferraresi che nel periodo che ho descritto hanno trovato modo di esprimersi veramente, perché quando Cesare d'Este se ne va da Ferrara, apre le galere e libera, come ultimo atto benigno nei confronti della città, libera i prigionieri. Si scatena la furia, i lanzichenecchi passano per Ferrara, tant'è che Marfisa, che io non cito, dirà, scriverà al vescovo dicendo che Ferrara non è mica abituata a vedere delle robe di questo genere. Marfisa è l'unica che rimane a Ferrara. Non l'ho citata perché ormai sarebbe diventato troppo lungo. Però lei interviene contro questi eventi catastrofici che percorrono le strade di Ferrara, e fra questi eventi catastrofici c'è anche ci sono gli eventi che colpiscono la famiglia di Alfonso. Fra questi, che è quello che credo abbia colpito di più Dalia, c'è lo stupro della moglie di Venanzio, che è il figlio adottivo di Alfonso e Antonio, è un figlio in petto, amatissimo, che ha questa giovane sposa Doralice, una donna fresca di parto,
che durante questo sciamare per le strade di questo gruppo di scalmanati e viene aggredita in casa. Arrivano Alfonso e Venanzio, per fortuna, per una serie di circostanze fortunate, e intervengono, soprattutto c'è l'uccisione di chi tenta di ma è Doralice stessa che uccide il suo stupratore. Ora, la descrizione di un evento come lo stupro mi ha presa molti giorni, perché è un evento che è difficile, chi non l'ha provato, io non l'ho provato, grazie a Dio, non mi è mai successa una cosa di questo genere, però si trova descritta. E poi non occorre neanche trovarla descritta per capire che cosa può essere uno stupro. Io penso che una donna, qualunque donna, pensi di essere aggredita sessualmente da un maschio sconosciuto che passa per la strada, un violento, riesca a figurarsi che cosa può essere uno stupro. La descrizione fisica di Doralice mi ha veramente occupato giornate intere di scrittura. Ho scritto, riscritto, cancellato, modificato, finché alla fine è venuto fuori un'immagine che ho capito l'altra sera parlando con Dalia al telefono, che l'ha profondamente sconvolta. Non dico che mi faccia piacere, perché questo no, non mi fa piacere, però significa che ci sono riuscita a descriverla. Sì. Perché sì, 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 veramente, sì. È veramente la brutalità dell'evento, anche dell'uccisione dell'uomo, emerge, è un gesto spontaneo che fa lei senza neanche pensarci sopra, lo uccide e il suocero Alfonso e il marito Venanzio arrivano che l'uomo è già morto, e l'uomo è già morto, ma ci sono i momenti che seguono che sono legati alla, oggi si chiamerebbe sindrome post-traumatica da stress, lo conosciamo tutti, la sindrome di guerra, che è la sindrome che coglie lei. Lei ha una sindrome post-traumatica da stress, non riesce più ad accettare il marito, che io credo che sia la conseguenza prima di una donna che è stata sottoposta ad una brutalità del genere. L'uomo che la assale non riesce a stuprarla perché lei lo uccide prima, ma ci sono tutte le premesse fisiche dello stupro. Lui riesce comunque a brutalizzarla e in questa brutalizzazione lei si smarrisce. Per ritrovarsi, anche qui ho dovuto fare un'indagine psicologica profonda dentro me stessa, rivedendo i momenti tristi della mia vita e chi in particolare mi ha aiutato a superarli. Sono sempre le donne che aiutano le donne, la mamma, la nonna, l'amica. È difficile che sia un uomo ad aiutare una donna a superare una fase brutta della propria vita. Sono quasi sempre altre donne. Per cui io ho creato questo coro di donne che intervengono per aiutare Doralice a superare questo momento così difficile e farle accettare nuovamente la vita coniugale. Ma non è l'unico personaggio brutalizzato all'interno di questo romanzo, perché la prima ad essere brutalizzata, a parte Antonia, di cui non dico niente perché è troppo importante la parte iniziale del libro perché se ne parli, ma c'è la figura di Lucrezia d'Este, che è una figura che è stata, Lucrezia d'Este d'Urbino, non mi riferisco a Lucrezia Borgia, chiaramente, che era morta nel 1519, ma a Lucrezia d'Este d'Urbino, che fu la sorella di Alfonso II, sposata a Francesco Maria della Rovere, duca d'Urbino, di 15 anni più giovane di lei, che la brutalizzò per una vita intera. Lui era un uomo che la disprezzava, perché lei era più anziana di lui, la chiamava signora madre in pubblico, quindi la umiliava. Lei lo scrive, ci sono lettere sue in cui scrive al fratello di queste umiliazioni che Francesco Maria della Rovere le impone, ma non era l'unica, perché l'altra era che si portava a casa donne da postribolo.
la obbligava a convivere con amanti di postribolo e la contagia verosimilmente, la contagia sicuramente di sifilide, perché questo qui è storicamente accertato, ma la contagia io credo l'avesse contagiata anche di blenorragia, perché esistono delle precedentemente, perché esistono dei referti medici e soprattutto c'è stata una lunga malattia agli occhi di Lucrezia d'Este, che da Urbino viene a Ferrara a farsi curare da Brasavola, perché lei era legatissima al mondo medico ferrarese, che all'epoca era d'avanguardia. Quindi viene a farsi curare questa lunga malattia agli occhi e la blenorragia da una patologia oculare molto importante, all'epoca mi figuro ben più importante perché gli antibiotici non c'erano. Si fa curare di questa malattia, ma poi si ammalerà di sifilide e alla descrizione perché essere ammalati, anche questo sindrome post-traumatica da stress, essere ammalati di una malattia incurabile, all'epoca incurabile, di una malattia devastante, ti conduceva alla pazzia, alla tabbia dorsale, alla paralisi, cioè era la morte descritta da Ibsen negli Spettri, molti di noi lo ricorderanno in televisione con Glauco Mauri, interpretato benissimo da Glauco Mauri, il personaggio di Ibsen. Era la sifilide una malattia che è arrivata fino all'epoca moderna, fino all'epoca della penicillina ed oltre, perché ha continuato ad imperversare in Europa e in Italia fino ad epoca abbastanza recente, poi è ricomparsa quando è comparso l'AIDS. Questa malattia ha segnato il destino delle donne, ha avuto un ruolo sociologico in Europa, ha modificato i rapporti culturali, ha modificato la cultura, ha modificato i rapporti fra le persone, ha imposto dei ghetti. A Ferrara c'era San Giobbe, l'ospedale di San Giobbe, dove curavano con il guaiacco, con il legno di guaiacco, con il mercurio all'epoca, ma erano tutte modi di curare così palliativi della sifilide che poi conducevano ad effetti collaterali gravissimi. Questi aspetti, che sono così interessanti per un medico che si occupi di storia della medicina, io me le sono andate a cercare per Lucrezia, e ho avuto la fortuna di trovare un consulto medico per Lucrezia, un consulto di tre medici importanti dell'epoca, che è stato oggetto di relazione in un congresso di storia della medicina a fine anni 50. Ho trovato questi consulti qui alla Biblioteca Ariostea e dai consulti ho potuto trarre la descrizione degli ultimi mesi di vita di Lucrezia, che sono quelli che io ho messo in un capitolo che si intitola Come le furie. Lei è chiamata a firmare la devoluzione estense. Dopo che Alfonso muore, il fratello muore nel 597 in ottobre, in gennaio del 598 lei è a Faenza per firmare la perdita di Ferrara al Ducato estense. Ferrara se ne va, ma non solo Ferrara, se ne vanno anche moltissime proprietà feudali, quindi estensi per provenienza dall'imperatore e non provenienti da feudi papali, che il Papa si prende. Questa devoluzione così catastrofica per la città, che perde il suo ruolo di capitale europea e di capitale del Ducato, e il ruolo di capitale passa a Modena, crea naturalmente problematiche non solo di ordine economico, ma anche di ordine così, contenziosi fra Ferrara e Modena. E lei, chiamata a firmare questa devoluzione, è ormai alle ultime battute della sua vita. Le ultime battute della sua vita io le ho descritte attraverso il terrore che la malattia ormai avanzata, soprattutto gli aspetti cardiovascolari della malattia,
le impongono, ma soprattutto attraverso il ricordo di un antico amore, quello per Ercole Contrari, capitano dei cavalleggeri ducali, ucciso da Alfonso II nel 1575, mi pare, in un omicidio efferato che è rimasto nella storia di Ferrara, di cui non si è mai saputo con esattezza come sia stato posto in essere questo omicidio, ma era talmente efferato che circolavano voci terrificanti per Ferrara. Quando Lucrezia lo viene a sapere, concepisce nei confronti del fratello un rancore, un odio che già all'epoca tutti consideravano di tipo leggendario addirittura, e quindi quando lei morirà sul suo feretro ci sarà chi appunterà un sonetto, storicamente un sonetto in cui si dice che appunto lei è stata la causa della perdita per i ferraresi, della perdita della città di Ferrara. Ma nella realtà verosimilmente non fu lei, perché lei era talmente mal ridotta che dovettero portarla a Faenza in Portantina. La portavano in Portantina, non poteva prendere la carrozza. Mi sono posta la domanda io, ma perché diavolo non riusciva a viaggiare in carrozza? Verosimilmente aveva un'insufficienza aortica che la costringeva a stare sdraiata. Non poteva viaggiare seduta, perché da seduta perdeva conoscenza. È la cosa più verosimile. Per averla dovuta portare in Portantina, cioè da sdraiata, c'è la necessità di... Perché quando siamo alla fase finale di una insufficienza aortica avanzata post-luetica, la valvola aortica è talmente mal ridotta che si crea un differenziale di pressione per cui la pressione massima può arrivare a 300 e la minima a 0, batte a 0. La persona non riesce a stare seduta, perché non riesce a respirare altrimenti, quindi deve stare sdraiata, possibilmente in posizione di trendelle con le gambe un po' sollevate. Allora un po' riesce a respirare. Una situazione di questo genere si desume dalle circostanze scritte, dai referti scritti che io ho potuto trovare relative, poi naturalmente un po' anche costruita, perché ho voluto ricostruire soprattutto i suoi pensieri d'amore nei confronti di quest'uomo che non ha più, che ha perso, che era l'unico uomo con cui lei poteva avere una relazione di confidenza, di dialogo, sposata a un essere abietto, perché lui era uno stalker il marito, perché la picchiava e la maltrattava, e quando lei fuggiva da Urbino e si rifugiava a Ferrara la inseguiva con lettere imponendole di tornare indietro, quindi era un persecutore vero e proprio. Oggi sembra una figura di psicopatico vero e proprio, bruttissima figura quella di Francesco Maria della Rovere, mentre lei, che è sempre stata considerata una figura margine nella storia ferrarese, anche un po' disprezzata, a mio modo di vedere è una figura straordinaria, a parte il fatto che aveva una relazione molto forte con il Tasso, si capivano molto bene loro due, quindi evidentemente doveva avere una sensibilità particolarissima, perché il Tasso addirittura è finito in manicomio per la sua sensibilità, per cui anche se lui stesso diceva che ogni tanto gli oggetti gli parlavano, quindi aveva anche delle allucinazioni, era però eminentemente un personaggio malinconico, uno con un'interiorità ricchissima che, messo alle prove della vita, soprattutto mi figuro che la corte ferrarese dovesse essere una corte difficilissima, messo alle strette dalla vita, tendeva a fuggire nel delirio, insomma, e finisce. Poi un lunghissimo capitolo dedicato allo Sant'Anna e ai motivi per cui i ferraresi amano il Sant'Anna e non amano Cona, tant'è che gli hanno cambiato nome, non lo chiamano neanche più Sant'Anna, ma il Ciama, l'Usdalat Cona, non è più il Sant'Anna. Il Sant'Anna è quello che è in Giovecca. È questo. Sì. Allora, per
non fare più spoiler, perché sennò non si legge. Voglio suggerirvi alcune osservazioni, perché voi avete sentito la scrittrice Daniela Fratti e in lei il medico Daniela Fratti e la guaritrice Strolga, sono le sue antenate per certi versi, se mi permettete. Sì, io ti permetto. Però questo romanzo, come dire, ha una tale varietà di vicende, di descrizioni, di narrazioni, che credetemi è come andare sulle montagne russe. La straordinaria dote che ha Daniela Fratti e che le viene da una serie di letture, che io l'ho detto, enciclopediche, sulla storia, sulla psicologia. Lei ha questo master, tra l'altro, in psicopatologia della medicina forense, delle scienze forense, sì. È una storica. Lei ha una tale capacità di entrare nelle descrizioni della realtà che davvero lascia sconcertati, per cui la descrizione della violenza sconvolge. Io sono rimasta davvero molto affaticata dalla lettura della violenza sulle donne, degli stupri, delle condanne. Sono rimasta molto, come dire, ammirata dalle descrizioni dei luoghi, dei palazzi della Ferrara Ducale o dei luoghi della campagna, perché in Daniela Fratti c'è un amore tale per, lei è un bellissimo giardino, per il paesaggio, per la natura, che riesce a fare della natura un personaggio. Voglio leggervi un pezzettino. Certo. Allora, tanto per dirvi, anche per alleggerire, che non crediate che sia tutto un romanzo, anche se è abbastanza, molte, diciamo così, parti abbastanza fosche, insomma, no, crude, ci sono delle pagine amene, parlano Alfonso e Tonia, i nonni, che insegnano ai bambini a pescare, ai nipotini, e poi insegnano a nuotare, e c'è la descrizione di queste attività. Angelica, Doralice, sono una la figlia e l'altra la nuora, Gaspar e Venanzio, e uno è il genero e l'altro è il figlio in petto, dalla riva li incitavano, sono i bambini, vengono ad essere incitati sono i bambini, facendo un mucchio di sparasecoli, a proposito della dicitura dialettale. Ma che bravi, ma che giganti, ma che due pesci, mi sembrano proprio due anatre, se continuano così in una settimana nuotano. Dopo un'ora di lavoro fecero loro appoggiare il viso sull'acqua e guardare sotto. Tirate tre o quattro respiri belli fondi, così adesso appoggiate la faccia, ma senza respirare. E questo è, sono alcune frasi che stanno ad indicare la precisione con cui vengono analizzate proprio i movimenti, gli stati d'animo. Però ho perso il segno, volevo... Pagina 72. No, ecco, eccola qui, pagina 76, Daniela. Volevo leggervi un passo di descrizione del paesaggio. Era una strada bianca, tortuosa come una serpe, e s'addentrava fra canneti e specchi d'acqua. Siamo a pagina 76. Fossi e canali, sparendo all'improvviso per ricomparire subito dopo una curva, come per burla. Alla loro destra ampi campi di grano e di frumentone, una nuova coltura arrivata da poco dalle Americhe, insieme a distese di patate, anche quelle nuove per il territorio, s'alternavano all'orizzonte accendendolo d'oro e di infinite sfumature di verde. A sinistra un mare di canapa già mezza tagliata mandava fuori una polvere da farti starnutire. Un pizzicorino malizioso ti prendeva il naso e ti faceva ridere, ma proprio come se l'allegria ti si fosse accesa dentro, come se fosse un folletto e ti facesse solletico sulla pancia.
Fasci di steli grossi e ruvidi se ne stavano appoggiati l'uno all'altro come tante capanne appuntite, e molti giovani si chiamavano con parole salaci, facendosi scherzi licenziosi e inseguendo le ragazze per sollevare loro le gonne. Quelle che erano accompagnate dalla madre, forte del suo sostegno, si difendevano con parole mordaci e ogni tanto qualcuno assestava un calcio nel culo ai più licenziosi, ma la canapa era così. Accendeva i sensi e tutti sapevano che a fine stagione metà di quelle donne sarebbe stata incinta. Bambini quasi sempre destinati a San Cristoforo, dei bastardini, perché di quei padri a settembre si sarebbero perse le tracce. È un passo esemplare, perché non so se anche voi avvertiate questa natura animata che diventa una serpe, che si accende dei bagliori. È bravissima a fare queste cose, ma come è bravissima poi nel raccontare l'interno delle case, degli ospedali, dei palazzi, delle prigioni. Diciamo che secondo me Daniela ha una straordinaria capacità di plasmare il linguaggio. Daniela, te lo riconosci questa straordinaria capacità di plasmare il linguaggio? Per me si diverte proprio, è una sfida che pone a se stessa, quella di raccontare le cose, è tipico degli scrittori di una certa levatura, quella di sfidare se stessi e di chiedersi: ma sarò capace di raccontare lo stupro, di raccontare una appassionata notte d'amore? Sarò capace di raccontare in modo convincente i bambini che imparano a nuotare, questa figliola di una coppia popolare che si appassiona del latino, tant'è che il padre la porta dal prete perché glielo insegni? Sarò capace? Ecco, lei fa tutte queste cose, e tutte queste cose voi le trovate in questo romanzo. Che dici? Cosa dico? Dico che è senz'altro vero che io lavoro moltissimo sullo scritto, che sembra nel momento in cui si legge estremamente scorrevole. Questa scorrevolezza è frutto di un lavoro certosino, è dire poco. Io passo delle giornate intere su di una parola, su di una virgola, su di un punto, molte virgole le elimino, per cui il pensiero, la frase scorre anche precipitosamente, ma perché quel precipitosamente mi serve dentro nel pensiero per costruire l'immagine in quel certo modo. Prendiamo una figura, la figura di Giovanni Fontana. Sulla figura di Giovanni Fontana mi sono accorta di essere stata seduta, io credo 6 ore, immobile, se non arrivava il cane a darmi degli urti per vedere se fossi ancora viva, a guardare il vuoto, perché lo vedevo davanti a me, lo vedevo attraverso i ritratti che ho visto in curia e che sono anche riprodotti sul libro di Pagliotto, Giovanni Fontana, che è un testo fantastico, e sono stata ad osservarne la figura talmente a lungo che mi ero dimenticata di mangiare, erano passate delle ore, mi sono accorta quando mi sono, è una sorta di catarsi, e però alla fine di tutte quelle ore la figura di Giovanni Fontana viene fuori così come esattamente io la vedevo dentro, come se fossi davanti a lui, in piedi davanti a lui e lo osservassi. Questo lavoro è un lavoro che chiaramente richiede che uno si dedichi solo a questo, e infatti la fortuna vuole che io sia in pensione e quindi possa fare questo. Poi non ho un marito, sono da sola, vivo da sola, ho degli animali, e se non fosse che i gatti e il cane ogni tanto mi richiamano alla vita, e il giardino anche, che ha bisogno di essere custodito, la casa perché non crolli, io non mi dimenticherei. E quindi questo modo di scrivere credo che si rifletta nella sensazione che poi si ha rileggendo, e cioè di entrare dentro nel paesaggio, ma è frutto di un lavoro certosino, proprio di un lavoro molto molto
di limatura profonda. Poi non sono mai soddisfatta delle parole, quindi io credo che abbia ragione lei quando cerco di costruire parole. Ogni tanto mi viene fuori un neologismo, ma devo andare a vedere il suo, perché è talmente pregnante, è talmente adatto a quello che voglio descrivere, che vado a vedere sul dizionario, perché dico, non mi pare mica di conoscere questa parola qui, ci starebbe bene, vado a vedere, non esiste, allora non la metto, perché altrimenti una delle parole che a me viene sempre in mente, che non uso perché mi hanno fatto notare che non esiste, perché io ero convinta che esistesse, è al collimite. Al collimite fra la notte e il giorno, secondo me quel termine lì, che non esiste in italiano, è perfetto per dire il passaggio fra il giorno e la notte. È un neologismo, l'ho usato per tanti anni, e poi è stata Serenella che mi ha detto, ma non esiste mica questa parola qua. Serenella è la grandissima libraia di una libreria che non, Ferrara non ha più, non c'è più il Sogno Libero. Possiamo anche essere tristi per questo. Allora, insomma, lei ha il culto della... Io certe volte leggendo dicevo, ma lei ce l'aveva davanti questo paesaggio mentre andava verso Francolino, perché mi pareva impossibile che invece fosse tutto nella sua testa, però appunto ci stava delle ore. Allora, la devoluzione avviene storicamente, insomma, è chiaro, perché il Ducato di Ferrara, di Modena e Reggio erano, diciamo così, Modena e Reggio soltanto feudi imperiali, e l'imperatore non se li voleva riprendere indietro. Invece il Ducato di Ferrara, il titolo di duca era stato dato a Borso d'Este da un pontefice, era quindi un feudo che era in parte imperiale e in parte papale, e ad un certo punto il papa del momento, che non mi ricordo più chi fosse, Gregorio XIII, fa una grida, cioè una legge per cui possono restare. Questo è un altro, Aldo Brandini. Ecco, un papa a un certo punto, prima di questa devoluzione, cioè a metà circa del Cinquecento, emana una legge per cui i feudi di origine papale non potevano essere trasmessi se non ad eredi diretti. Alfonso II, anche se si sposa tre volte e con donne, l'ultima giovanissima, lui aveva 42 anni e lei 15, sono andata a vedere anch'io perché mi sono stupita guardando le date di nascita di tutti e due, di matrimonio, e non ha figli, e quindi l'unico possibile erede è il figlio di un fratellastro, dico bene, e Cesare d'Este, che non viene riconosciuto perché non è un erede diretto, e addirittura il Papa poi lo scomunica, così Cesare d'Este se ne deve andare dove? Nel resto del Ducato, quello che era di origine imperiale, cioè Modena e Reggio. Ferrara non è più la grande capitale di Modena e Reggio. Vi leggo un pezzettino. L'andarsene da Ferrara di Cesare d'Este, piegato da una scomunica tanto grande che a sentirla faceva ricciare i capelli, e umiliato dalle trattative condotte da Lucrezia, come ha ricordato Daniela, anche se dopo tutto risultò poi con chiarezza che lei non si era discostata dagli ordini che attraverso l'agente ducale Gualengo, impegnato a far la spola tra Ferrara e Faenza, le arrivavano da Cesare in persona, s'accompagnava ad una cospicua riduzione della popolazione cittadina. Molti seguono, sia nobili che popolani, seguono Cesare d'Este. In dogana arrivavano molte voci, tutte amare. Si diceva che, approfittando della grande confusione, anche Comacchio fosse in sorta. Gli abitanti avevano assaltato la delizia, le casette, depredando gli edifici e le peschiere, abbattendo le intere parti e portandosi via quasi tutto il materiale con cui erano state costruite. Si diceva che migliaia di mattoni fossero scomparsi, fagocitati dagli abitanti, forse rivenduti a titolo di indennizzo per le ruberie subite dagli estensi. E pochi giorni dopo la partenza del duca giunse anche voce che delle casette fossero già rimasti pochi ruderi e che prima o poi anche quelli sarebbero scomparsi, ingoiati dalle acque. Ad Alfonso, questo forse è merito di Antonio, dispiacque per i molti ricordi che lo legavano a quel luogo tanto selvaggio, ma da casa di Antonio arrivavano notizie trionfalistiche: finalmente cessava l'epoca
delle grassazioni e che Don Cesare se lo portasse via il diavolo. Ecco, anche questo è, come dire, intanto c'era questo senso che dopo poco c'è anche la citazione di un documento, perché ad un certo punto dice verso la metà di febbraio. Ah sì sì, è un documento vero. Della scomunica. Sì. Della scomunica e poi anche un documento modenese in cui si dice appunto che Modena è contenta di farsi capitale, Ferrara non è più capitale. Sì sì, ma questi aspetti, beh, Comacchio ha continuato a mantenere questo livore nei confronti di Ferrara che aveva una ragione d'essere ai tempi degli estensi, anche fino ad epoca recente, per cui i lidi ferraresi sono diventati lidi comacchiesi perché non potevano essere lidi ferraresi, perché rivendicano la loro individualità e la rivendicavano anche all'epoca, è stato oggetto dell'altro romanzo, questi aspetti storici di Comacchio che vengono fuori proprio in occasione della devoluzione, che disfano le casette. Tuttora delle casette non è rimasto niente, credo ci siano 3 o 4 ruderi lungo la Romea, adesso non so esattamente dove si collocasse, all'epoca era tra Magnavacca e Goro, vicino alla foce del Po dell'Abate, quindi che poi sono, è un litorale che cambia in continuazione, quindi è difficile dire, io non saprei dire dove siano oggi, però ci sono tuttora pochi ruderi, quelli che sono rimasti dal saccheggio che avvenne all'epoca la disfarono i comacchiesi. Un po' come i napoletani hanno fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando hanno demolito una nave durante, in una sola notte, l'hanno disfatta e se la sono portata via tutta. Uguale fecero i comacchiesi con la delizia delle casette. Si rivendettero i mattoni a titolo di indennizzo per i lavorieri, per le anguille, per il pesce, per tutto quello che soprattutto Alfonso II si era portato via, perché era veramente un rapace, un rapace. Se ci sono delle osservazioni o delle domande vostre per Daniela, questo è il momento giusto. Qualche che impressione vi ha fatto questa sentire parlare di questo romanzo? Vi ha incuriosito? Spero tanto di sì. Se poi conoscete Daniela, sapete che non c'è neanche bisogno di fare del marketing dei suoi romanzi. Sì. Volevo un'osservazione. Dica. La coeditrice è analoga alla San Pietra bolognese? Oh, guardi, non glielo saprei dire. A Ferrara si chiamano Strolghe. E invece a Bologna si chiama San Pietra. San Pietra. Ecco, ma io non sono uscita dal territorio di Ferrara, perché mi sono limitato al territorio di Ferrara proprio per intervistarle, queste donne, e siccome non è facile rintracciarle, perché non hanno un indirizzo web solitamente, e che si trova Strolga sull'elenco telefonico, ho dovuto ricercarle con il passaparola, per cui mi è venuto bene farlo in territorio di Ferrara, l'ho fatto attraverso i mercati rionali, e attraverso i mercati lungo la strada, fermandomi, Newsivna Strolga, qualunque segna la paura, che la Lia Bundeng, che questa, ecco, e quindi venivano fuori immediatamente, soprattutto con le donne anziane. Però ci sono anche delle donne giovani che continuano tuttora questa tipologia di mestiere, e dopo che è uscito il libro molte mi hanno chiesto l'indirizzo di queste strolghe perché ambivano a imparare il mestiere. Non è detto che glielo abbiano insegnato, perché occorre avere determinate caratteristiche che vengono sempre molto ben vagliate dalla maestra. E poi c'è tutto un apparato particolare da mettere in atto, per cui ci sono alcune malattie che si imparano la notte di Natale, un'altra, una sola, la paura, la mattina di Pasqua, per cui ci sono dei rituali e delle liturgie che richiamano fortemente il sacerdozio, l'aspetto sacerdotale di queste donne. È sicuramente una metodologia di cura che è ancestrale. Sono rimasti poche
manifestazioni attualmente. La paura viene sempre curata, l'herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio, la storta, i porri. Queste sono malattie che tuttora vengono curate, soprattutto la paura. Quella non è andata perduta. Però in passato era infinita. Il numero di malamilza, segnavano la milza, curavano le ferite. Di questi aspetti si trova traccia soprattutto nelle visite apostoliche, quando il vescovo che veniva da Roma faceva una visita di tutte le chiese ferraresi e indagava su tutti i frequentatori della chiesa. Lì il prete doveva dire se il tale faceva la tal cosa, se era un ladro, se era noto come un grassatore, se si diceva che magari quella donna andasse a letto con qualcuno. Cioè venivano raccolte proprio notizie fini di chi frequentasse la chiesa, e emergevano quindi tutte queste figure di donne di cui si diceva che fossero state affatturate, di chi si diceva che facessero le fatture, che curassero le ferite, che segnassero le storte, che segnassero la paura insieme con la figlia, insieme con la nipote, perché sono tradizioni prettamente femminili e familiari che vengono mantenute in famiglia. Per cui mi immagino che Bologna sia più o meno analoga, perché è fatta così questa medicina, e non è fatta così a Ferrara casualmente, è fatta così perché è fatta così da sempre. Per cui è così a Ferrara, a Bologna, a Cagliari e anche a Matera. A Matera ci sono altre tradizioni anche indagate molto bene da De Martino, in Sud e Magia, ci sono molte tradizioni magiche che a Ferrara sono già assenti. Però la magia si ritrovava, ecco, sicuramente si ritrovava nel passato anche di Ferrara, anche se la descrizione minuta di questi aspetti è andata perduta, perché Ferrara ha avuto la perdita di tantissimo materiale probatorio, materiale di processi penali. All'epoca di Napoleone si portò via tutti i registri dell'Inquisizione ferrarese, dove chissà quante cose erano descritte, e poi sono andati persi a causa della guerra, della seconda guerra mondiale, per un bombardamento, anche tutto il materiale che invece proveniva dalla legazione, cioè da coloro che sono, da tutti i cardinali legati che hanno governato Ferrara dopo gli estensi. E questo invece è materiale che è andato perso con un bombardamento, non si trovava neanche a Ferrara, si trovava fuori Ferrara, però fu bombardato. Per cui Ferrara ha perso tutta una larga messe di testimonianze, che però persistono nella gente. E quindi questo ha fatto sì che io avessi talmente tanti contatti con tanta gente del popolo, oltre ad esserci cresciuta dentro nella gente del popolo, li ho ritrovati in occasione di queste ricerche. E quindi analizzandoli con l'occhio da adulta e poi con l'occhio della competenza anche del medico e di altri aspetti che hanno interessato la mia vita, ho potuto comprendere molto meglio, ecco, cose che da piccola invece non capivo, anche se ne sentivo parlare. Non ha niente a che vedere con l'occultismo, con la lettura delle carte, con i tarocchi, con la lettura della mano, con il tavolino, con niente di niente. È un mestiere medico, è un mestiere erboristico basato con l'uso, c'è molto uso di erbe, anche se non di tisane o di estratti di erbe, ma l'erba assume il ruolo di si fa carico di simulare la malattia che uno deve curare, e attraverso questo avatar si fa carico l'erba della malattia, poi dopo magari la si seppellisce, mano a mano che l'erba marcisce la malattia guarisce. Cioè un similia similibus curantur, in poche parole medicina omeopatica, ma non ha niente a che vedere con l'occulto, proprio niente. Bene. E neanche con lo sciamanesimo, che è tutta un'altra cultura ancora, che non appartiene a noi. Insomma, lo sciamanesimo da noi proprio non c'è. Quindi potremmo stare qui molto tempo, perché questo romanzo si presta per le
tante tematiche. Io lo chiamo Enciclopedia Daniela Fatti, quindi potrebbe benissimo, magari in futuro parliamo, mettendo a confronto alcuni temi del tuo romanzo, Daniela, con per esempio la paura di oggi, paura di allora, la paura di oggi. Ma dico questa frase per chiudere il nostro incontro, nel senso che se non ci sono altri interventi, allora forza, perché siamo al limite dell'apertura di Sala Agnelli. Aspetta che ci guardo, eh. L'ospedale di San Giobbe era nella spianata della fortezza, nei pressi della spianata, era in quel luogo e venivano ricoverati tutti gli ammalati di sifilide. Poi c'era un ospedale invece che si trovava in via dei Ghisiglieri, nell'odierna via dei Ghisiglieri, che era un ospedale dedicato alle zitelle soprattutto. Diamo spazio a un'altra domanda e poi alle firme se qualcuno vuole l'autografo. C'è un'altra domanda, ho visto? Sì? Sì. Guardi, adesso questo qui è sì, presumo che lei possa avere ragione. Sì, non è stato un vero vuoto di potere, però c'è stato un momento veramente di grande incertezza. E per quel che riguarda oggi, no, non mi ci metto dietro perché altrimenti non sarei neanche in grado di poterlo fare, per cui ammetto le mie carenze. Sì, ma sa, passare da un governo laico, non dico illuminista, da un governo laico ad un governo controriformista. Sì, e poi sapevano in quell'epoca di così, non c'erano i mass media che tutti i giorni ci facessero la telecronaca di quello che sta accadendo sotto casa nostra nel mondo. Allora, io ringrazio Daniela Fratti, ringrazio l'editore Bassini, ringrazio tutti voi, signore e signori, e la biblioteca che è sempre così ospitale. Veramente. Se qualcuno vuole farsi firmare il libro, bene, se no noi chiudiamo, perché io so che il dottore là in fondo, Andrea Marchesi, ringrazio Andrea Marchesi, sì, della pazienza e della gentilezza, dottor Marchesi. Non ho una pena. L'autore